Cine escrementi del nostro cuore, bentornati con un nuovo episodio di Saghe a quattro mani, il nostro rotocalco sulla serialità e l'onanismo cinematografico. Noi siamo i vostri Black e Paco, e come potete vedere dopo una settimana abbiamo ancora gli stessi vestiti, sarà... quindi non ci cambiamo mai. No, no, puzziamo e facciamo schifo, oppure giriamo i video tutti in una volta. La prima che hai detto. La prima che ho detto, sicuramente. Oggi vi parliamo di una saga fantastica. Un'altra trilogia, si torna all'horror. Vi parliamo della mitica saga di Sam Raimi, nonostante vi abbiamo già parlato di una saga di Sam Raimi con Spider-Man insieme al buon Cinefollie. Anche in questo caso parliamo di una trilogia fatta da Raimi, molto più vecchia. Molto più figa. E tra l'altro il primo episodio di questa trilogia è anche il primo lavoro, il primo progetto di Raimi, anche perché nasce come progetto universitario, tanto che il 90% del cast, cioè 3 persone su 4, sono suoi compagni di università, tra cui Bruce Campbell, che tornerà praticamente in tutti i suoi lavori, o comunque tornerà molto ma molto di che spesso. Film stiamo parlando? Parliamo della casa del 1981, tra l'altro la casa soltanto in Italia, perché il vero titolo è The Evil Dead, ma ormai lo sapete, insomma, ma va bene anche la casa, perché comunque di una casa si sta parlando, ovvero questi 4 ragazzi, due coppie che decidono di fare la gitarella del weekend in questa casa sperduta nel bosco. La casa è un cotteggino del cazzo. Sulla locandina italiana vedi la villa di Psycho, in realtà è un cotteggino in realtà di merda. È una baracchina di legno brutta, mezza sgangherata, vabbè, però sta di fatto una bella vacanzina in questa casa, fanno la vacanzina e si ritrovano nello scantinato di questa casetta un antico testo scritto col sangue, dove ci sono riportate delle antiche formule magiche nere sumere. Loro lo leggono, non si sa perché, anzi no, attivano la registrazione di chi lo legge, ovvero dello studioso che stava appunto studiando, indagando su questo libro, e si risvegliano i demoni, gli spiriti mellifui. I nostri 4 cazzoncelli verranno tutti posseduti dai demoni e il nostro povero Ash, che ne rimarrà immune, dovrà farli a pezzi in un lag di sangue. Come mi è venuto? Lag di sangue! In un lago di sangue allucinante. Ma con il secondo capitolo, il primo capitolo era del 1981, vediamo un protagonista che è costretto a uccidere la propria ragazza, ad affrontare certi problemi. Fammici arrivare un attimo. Il secondo è praticamente un remake del primo, soltanto che i due protagonisti sono Ash, ovvero il personaggio interpretato da Bruce Campbell nel primo film, e Bridget Fonda, la sua ragazza, esattamente. Si ritroveranno nella stessa situazione del primo film, Necronomicon, mostri che si risvegliano. Si risvegliano i boschi, che risvegliano piante che si attorcigliano attorno alle loro vittime, le uccidono. Le piante stupratrici. Demoni che si impossessano dei corpi, gente che ammazza altra gente, di nuovo c'è Bruce Campbell che deve uccidere la sua ragazza, più o meno le tematiche. Le dinamiche sono le stesse, in questo caso però il finale è ancora più delirante. Ma più che altro questa volta c'aveva più soldi, finale delirantissimo, tant'è che Bruce Campbell verrà trascinato dal Necronomicon in un ipotetico medioevo. Questa volta appunto, come vi dicevo, Bruce Campbell è il protagonista assoluto, infatti dopo aver ucciso la sua ragazza diventerà una specie di Willy il Coyote super grottesco tra l'horror e la commedia, in cui verrà malmenato dai demoni, arriverà a tagliarsi una mano, impazzirà completamente. Sì, anche perché nel primo vediamo una parte finale del film dove a far paura tutto ciò che non si vede, fondamentalmente di delirante c'è solo quello. Nel secondo invece, più che far paura, è un continuo delirio e follia allo stato puro, fondamentalmente. Di tanto che anno sangue era, di che anno era 87. 87. Ma follia allo stato puro. Arriviamo al terzo capitolo del ce l'abbiamo scritto del 92, del 92, l'armata delle tenebre, troppe canne. Esatto. Army of Darkness, l'armata delle tenebre, ovvero la consacrazione al genere fantasy e commedia, nonostante comunque l'horror non manchi. Questa volta abbiamo davanti un film completamente diverso, che riprende da stilemi alla Mario Bava, anche se c'erano comunque delle influenze baviane o comunque dell'horror italiano. Sì, diciamo che questo riprende più dal Colossal che dall'horror. Ma più che dal Colossal, dai vari film su maciste, Ercole, insomma quell'immaginario pseudo-medievale che poi si sarebbe fatto sentire anche nelle serie di Raimi, tipo prodotte da Raimi, Hercules e Xena o Young Hercules, diciamo che riprendono perfettamente quell'immaginario di fantasy all'italiana. Il nostro protagonista Ash, Bruce Campbell, questa volta appunto, come abbiamo detto nel finale del secondo film, verrà trascinato in questo
medioevo fantastico, questo medioevo particolare, mistico, magico. E quindi come nel caso di Ritorno al Futuro abbiamo un terzo capitolo che riprende direttamente dalla conclusione del secondo. Esatto, episodio. Anche perché abbiamo visto che i primi due capitoli sono slegati. Esattamente, cioè slegati, sono lo stesso film, semplicemente rifatto con più soldi. In quest'ultimo capitolo invece abbiamo sicuramente più budget rispetto agli altri due. Sam Raimi riesce a fare praticamente quello che è il suo primo capolavoro, il primo traguardo della sua cifra stilistica. Sì, diciamo che lì finalmente riesce a raggiungere uno stile costruito e maturo, è da qui che vediamo Raimi. Il nostro Bruce Campbell praticamente si ritroverà a combattere i demoni praticamente dal tempo esattamente dal quale provengono. Vedremo battaglie epiche, un esercito di scheletri capitanato da un Ash malvagio che cercherà di andare contro i nostri poveri feudatari, poveri, come che si chiama, i mezzadri fanno cerca di fare una strage di mezzadri. Bruce Campbell all'inizio vorrebbe semplicemente recuperare il Necronomicon per tornarsene a casa sua, perché lì c'è la formula magica per poterlo fare, però alla fine riesce a convincersi dell'idea che è giusto rimanere ad aiutare tutti coloro che stanno per subire la minaccia non morta, quindi rimane lì, col potere della scienza e delle palle grosse riesce a sconfiggere i cattivi. Nonostante lui sia un completo mongoloide in mezzo gente del medioevo, sembra molto intelligente, e alla fine riesce a tornare a casa, ma comunque anche lì aveva sbagliato a dire le parole magiche e quindi riporterà comunque i demoni nel suo tempo. Esattamente. È interessante da dire che esiste un remake fatto purtroppo da Fede Alvarez che non vi consigliamo assolutamente, e dal 2015 è uscita una serie TV prodotta proprio da Sam Raimi, che è Ash and the Evil Dead, Ash vs the Evil Dead, una serie veramente molto 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 carina, molto simpatica, che vi consigliamo, ma più che altro quello che conta è guardare i tre film, che quelli sì che sono da saghe a quattro mani. Insomma, quello che volevamo dirvi ve l'abbiamo detto. Più che altro sulla casa e l'armata delle tenebre abbiamo fatto delle puntate quando stavamo a Radio Statale. Potete andarvela a recuperare tranquillamente andando a cercare su Mixcloud oppure sulla pagina dei podcast di Radio Statale. Quindi potete andare direttamente anche sulla nostra pagina Facebook. Basta scrivere cinema nella musica trattino Radio Statale Popolare. Radio Popolare, giusto, perché siamo passati a Radio Popolare. Importante, chissà perché. Sto automatismo qua, dovremmo forse ancora fare l'abitudine. L'abitudine sta di fatto che qui sotto potete andare a vedervi tutti quanti i link possibili, immaginabili, che vi ricollegheranno a tutti quanti i nostri social. Quindi non dovete fare altro che navigare un po' e divertirvi. E ricordatevi che tutti i sabati alle 5:35 siamo in onda su Radio Popolare FM 107.6. Oppure potete ascoltarci in streaming da qualsiasi parte d'Italia, più che altro perché non so fino a dove prende Radio Popolare, forse fino a centro Italia più o meno. Fino all'Emilia Romagna. Ecco. Quindi gli altri possono tranquillamente ascoltarci in streaming. Esiste anche l'app per smartphone. Tramite smartphone o comunque tramite tecnologia mobile. Che altro c'è da dire? Alla prossima saga e ciao stronzi!